Giornata palindroma, come va la camminata palindroma? C'è sempre più luce, intanto buongiorno a tutti in camminata. Ciao abbiamo Roberto, Simona Tonini. Ciao oggi Simona. Siamo con Nutella, quindi ci sarà qualche abbaio magari, tutto bene. Vabbè, sì, la giornata è molto... Spieghiamo, dimmi. Se siamo con Nutella sembra che te ne vai in giro con un vasetto di quella famosa... No, voi non la vedete, ma la vedete? Ecco, adesso la vedete? La vediamo. Ecco, da qua che sta già puntando un cane, andiamo. Per gli amici del podcast che però che non ci vedono, devo spiegare che Nutella è un cane, anche perché per il momento non lo stiamo sentendo abbaiare. Ecco, sentiamo gli altri però. Sentiamo un po' di tuoi rumori. I numeri. Allora, ma sentiamo i numeri, sì, no, stavo sentendo i tuoi rumori. Sentiamo i numeri, giornata palindroma, ci siamo persi in questa sì. Nutella, ma parlami invece di questa giornata, perché il numero è sì, me l'hanno già 22. Scritto ieri. Allora, esatto, 22/02/2022, i numeri palindromi sono quei numeri interi positivi che risultano identici se letti al contrario, quindi non so se voi provate a scrivere 22/02/2022, possiamo leggerlo da destra a sinistra e da sinistra a destra, ed hanno un valore importantissimo, soprattutto energetico, quindi sono dei portali che si aprono e che ci pongono davanti a delle scelte. Questo palindromo, diciamo questo numero in particolare, ci chiede di scegliere, di mettere d'accordo il cuore e la mente. Allora, capita tra l'altro che oggi, l'energia angelica di oggi, sia proprio quella dell'Arcangelo Michele. Come vedi ha una bilancia, e qui si bilancia un sì. po' il fattore passato-presente, però in questa bilancia ci possiamo mettere dentro tutto quello che vogliamo bilanciare, quello che vogliamo conoscere, quello che è giusto, quello che diventa veramente giusto per noi. E in questa bilancia c'è dentro anche sicuramente il bilanciamento tra il cuore e mente. È un buon travaso riuscire a collegarli e riuscire anche a tagliare, perché poi c'è un aspetto anche invece di taglio e di cambiamento, ha uno spadone, poi sì. nell'iconografia classica quando si pensa a Michele e Pan, dicono dalle parti dell'Austria, insomma è un arcangelo che ha questa spada, che è pronto a colpire, che è pronto purtroppo a fare la guerra, e oggi di venti di guerra se ne parla anche. Sicuramente a noi come esseri umani, come uomini terreni, questa cosa interessa per il fatto del cambiamento, di riuscire a portare quello che dobbiamo riuscire a tagliare delle cose per poterle portare nel domani, cioè non tutto possiamo portare dentro a un domani, dentro a un futuro, alcune cose dobbiamo lasciarle indietro, e a questo ci invita a meditare Michael, sì, poi sarebbe il suo vero Michael. Nome, perché El è la desinenza angelica che lo inizia, che unisce un certo corpo, quindi questo palindromo ci apre proprio, come dicevi anche sì. tu, a un momento di scelta. Anche noi dobbiamo scegliere, si stanno scegliendo delle cose, molti stanno scegliendo anche per noi, e questo è il destino dell'umanità, no? Che le scelte degli individui dipendono dalle scelte di altri, le scelte di pochi esatto, ricadono sui tanti. Però sta a noi continuamente invece ogni giorno avere una scelta, perché in fondo una scelta ce l'abbiamo, e anche ogni piccola scelta come un battito d'ali può sconvolgere tutto il mondo, ogni cosa può cambiare certi incastramenti, quindi se ogni giorno siamo più presenti, ogni giorno scegliamo di esserci, di essere svegli nel mondo, e probabilmente qualcosa cambierà poi nel corso del tempo. Esatto, infatti questa energia è importante perché ci dice di scegliere nonostante le difficoltà, non senza difficoltà, è questa poi la cosa che ci chiede. Allora, quindi perfetto, io siamo in linea. Non ti ho fatto vedere il numero palindromo, però avevamo preparato un bellissimo importa. Numero. Rimettiamolo, aspetta che lo vado un secondo a cercare. Ecco, io ricordo qua. Che adesso io sto camminando, intanto che tu lo cerchi, sempre l'OMS, ma noi lo diciamo tutte le volte, lo sappiamo già, che camminare, al di là che camminare direi che è democratico, nel senso che lo può fare chiunque di qualsiasi età e qualsiasi problema abbia, anche un po' fisico, insomma, camminare lentamente, ci dice che ci bastano 150 minuti a settimana, quei 20 minuti al giorno, che sarebbe importantissimo riuscire a fare. Quindi bene, trovate questi 20 minuti. Anche perché eccolo qua.
Eccolo, sì, stavo pensando proprio, guarda, ieri anche le macchine elettriche, le macchine diesel, le macchine a benzina, le biciclette, i monopattini elettrici, però la nostra vera forza ecologica è nelle gambe, cioè non ne abbiamo altra forza per costruire tutto il resto. Comunque mangiamo energia che poi ha comunque un effetto inquinante. Se vogliamo veramente essere bio, essere veramente ecologici, la forza nelle gambe, al limite nella bicicletta, ma non elettrica. Anche se io condivido il piacere di usare la bicicletta elettrica, no? Però certo, quando noi arriviamo sempre ad estremizzare le cose, forse poi perdiamo di vista veramente il concetto, perché l'energia elettrica in qualche modo dobbiamo produrla e a volte usiamo anche dei fossili per farlo. Quindi, ma io ho visto che hai proposto anche un numero, devo anche... Sì, perché oggi comunque, lo dico velocemente, oggi è sostenuto ciò che nasce oggi dal numero 3, che è l'unione dall'1 e dal 2, anche quello ci sta, diciamo, con tutto quello che abbiamo detto oggi. L'1 è maschile ed è l'azione, il 2 è femminile ed è l'accoglienza e la compassione, quindi la dolcezza, e il 3 è appunto il compito di equilibrare questi due numeri, quindi direi che il tuo angelo palindromo e il 3 ci dicono la stessa cosa, cercare l'equilibrio. Quindi attenzione. Bene. Rispetto al 3, alla superficialità, al narcisismo, nel senso che il 3 è una grossa energia, usiamola bene, in senso positivo. Allora io ti vado su una notizia che oggi invece di parlare di questa guerra che ha le porte, tra l'altro con Putin che se ne esce con l'armata di pace, del resto ci sono sempre, quando c'è una guerra ci sono sempre due visioni, ognuno pensa di portare la pace nel mondo, ma poi certo, facendo la guerra, certo. Poi gli storici ne prendono una parte oppure l'altra, ma sono sempre si fa in due. Sì. Allora andiamo su ANSA, ma perché voglio farti vedere non tanto Putin che riconosce il Donbass, Kiev dice non abbiamo paura, ma questa notizia che ho trovato che mi fa piacere anche rimanere soltanto sul titolo, perché non voglio saperne di più, perché non vorrei poi leggerla e rimanerci male a colloquio, nel senso che poi dopo il titolo effettivamente si entra nella notizia, le notizie non sempre sono uguali al titolo. A colloquio di lavoro rivela sono incinta, il datore le dice ti assumo. Federica, vorrei che il mio caso servisse da esempio per altre aziende. Con Federica che ha avuto la fortuna di essere assunta anche se incinta, con tutte poi le aspettative e le cose, si vede che è un'azienda. Quindi magari hanno vinto le competenze in questo caso. Speriamo abbiano vinto le competenze, ma hanno vinto anche questo modo magari di far entrare le donne nel mondo del lavoro, certo. Comunque anche cioè avere un lavoro anche per il dopo, cioè una cosa importante anche questa. Tu mi parli di competenze, poi ognuno le competenze, secondo me, cioè le competenze sono quelle cose che poi possiamo giocare come jolly, perché siamo pronti a togliere le competenze degli altri, a prendercele, ad avere curriculum. C'è anche un fattore poi di continuità di lavoro invece che a me interesserebbe, cioè questo diventa una delle cose interessanti, certo. Sapere che c'è un dopo, mentre siamo legati molto all'adesso. E quindi da questa buona notizia di qui me ne vado, perché c'è la giornata mondiale dell'aspiratore di foglie, come dicevamo Roberto. E non so se mi senti, me ne vado. Va bene, allora perché ogni giorno potrebbe essere la giornata mondiale dell'aspiratore delle foglie alle 6 del mattino. E andiamo a vedere invece sul fronte del blog di che si parla. Oggi apriamo anche il fronte e c'è questo bonus. Coraggio, vieni a prenderti il bonus. Le pagliacciate di Stato, perché effettivamente c'è il bonus, però lo prendi, però non c'è, però poi cioè, forse era meglio col senno di poi, col senno del trilus, era meglio se altri provvedimenti, ma comunque se volete saperne di più su Cronaca, si parla proprio di vieni a prenderti il bonus. Ritorniamo, andiamo ad un altro, stamattina ho un camminatore invece che è il nostro Mauro Berto, o Stefano Mauri, vediamo cosa ci racconta, ci ha mandato la sua meditazione, anche lui in cammino, quindi vi unite in questo cammino, lui a Crema, tu a Piacenza, eccolo qua, Stefanone,
Buongiorno, buongiorno Stefano. Dalla strada, sì. Dei miei pensieri, ecco. I pensieri di Stefano Mauro. Pensavo del Micio. Allora, sito molto informato sui fatti, sì, di Agospia, Sport, che, dietro la crisi dell'Inter potrebbe addirittura esserci una maledizione. Adesso. In verità sono ben alto. Però, ancora una volta nel calcio tornano a tutti tipo maledizioni, superstizioni. Ecco, è importante meditare e convogliare le energie invece verso la luce, verso momenti positivi che si hanno di magia, perché la positività salva. Diceva Arrigo Sacchi, sì, grande allenatore di un Milan vincente e irripetibile, circondatevi di persone positive. Beh, se torno sulla strada. Se lo dice Sacchi... Se l'ha detto Arrigo Sacchi, dobbiamo seguirlo assolutamente. Sicuramente ha detto qualcosa che porta a vincere. E noi diamo a questo punto, salutiamo gli amici all'ascolto. Sì, io volevo dare a Roberto l'appuntamento oggi alle 1:15 con la dottoressa Porcu per questioni di psi. Mm-hmm. Parliamo oggi di paura e di ansia, quindi se avete delle domande potete seguirci sulla pagina di Radio Raccontiamoci in diretta. Io invece, per gli amanti della lettura, c'è un bellissimo racconto di Kurt Vonnegut che parla proprio di guerra, ma più che altro dei generali che vogliono fare la guerra, quindi, e delle persone che sono costrette ad obbedire. La mossa del cavallo, e andatevelo a leggere. Noi invece leggeremo i vostri racconti, li leggeremo e magari li pubblicheremo, i vostri iscritti. Fateceli arrivare, perché siamo una community di pubblicazione in digitale. Salutiamo anche Nutella, Bau Bau. Bau Bau. Là. Quindi inviate tutto a info@radioraccontiamoci.net. E non perdete l'appuntamento con la psi oggi, questione di psi, questioni psicologiche. Si parla di emozioni, esatto, si parla delle emozioni, quindi insomma un appuntamento interessante, esatto. A domani.